Ieri notte, dopo la live, sono riuscito a prendere il patentino per droni fino a 900 grammi sul sito del Lussemburgo, vale in tutta Europa gratis. In Italia invece si paga 130 euro. Posso dire che non avevo neanche idea che esistesse un patentino per i droni? Quante cose che si scoprono. Comunque, stiamo giocando Renekton Lethality, 90 di AD a livello 1. Molto bene. Il Watch Party è stato tolto da Twitch il 2 aprile di quest'anno, visto che l'utilizzo dello stesso è diminuito sensibilmente post-Covid. Chi l'avrebbe mai detto? Ok, sono già arrivati i rinforzi, vedo. Ma non del geometra esiste ancora? Esiste. Non penso l'abbiano tolto dalla circolazione. Magari lo hanno aggiornato, indubbiamente. Eccolo, James che flexa lo stemma Beats 50.000. Mid wanna swap? Perché dobbiamo swappare? Renekton contro Katarina, cioè le apro il culo. Ma non è manco iniziata la main phase. Perché lui non c'aveva. Lui si faceva un OV2 Katarina Felios, non penso. Dai, mi ha body bloccato il minion l'ultimo pixel, che due coglioni. Sturrettata a un chilometro, come sempre. Ottimo. Quella sturrettata non dovevo assolutamente ettarla. Devo mettermi il turbante. Devo mettermi il turbante, chiaramente. Sì. E stasera si gioca così, ragazzi. E non so a che distanza mi abbia preso quel colpo di torre, comunque. È veramente allucinante. Vabbè, turbante. Io ho l'ignite. Lei non ha più niente. Gianpietro, passami il fucile. 38 minore 3. Ora io gioco qui e lei gioca con i pugnali a distanza. Questo è ciò che accade adesso. Ciao Elboro. Grazie mille del sub, carissimo. Ah, lei c'ha già 40 di AP in più. Onesto. Sembrano tanti. Sembrano tanti 40 di AP in più. Ops, sbagliato qua. Io devo giocare così per riuscire a competere in Iron. Quando gente chiede, Fierig, ma tu sei Diamond? No, io sono Iron, perché io mi sento al livello di questa gente. Ok, un po' più forte, però non... Cioè, non mi sembra che tipo questi siano particolarmente più deboli di me. Quindi sono ufficialmente Iron. Cioè, Iron 4 è il mio elo, ragazzi. Chat su Kata, è successo? No, non ho scritto niente. Anzi, questo.
Pinghiamo l'SS che adesso si romma pure. Magari. Eccola lì. Perfetto. E questo è, questo è l'Iron del 2024, ragazzi. Iron del 2024. È l'Iron del 2024 questo. Benvenuti. E così è... E così si gioca in Iron... Questo è dove... Questa è la gente che ha appena iniziato a giocare, in teoria. Gente scarsina che ha appena iniziato a giocare. E che gioca in modo sporadico quando c'è tempo. Benvenuti. Lo so, ragazzi. Non lo so. Cosa non sto capendo del gioco. Non lo so. C'ho il doppio del farm di Katarina. Sto vincendo mid. Ok. Non bisogna parlarci con questa gente, sennò, cioè, cosa ci guadagni a parlarci? Turbante, vai. Terza persona. Bene. Si gioca così, ragazzi. C'ho un turbante, porca puttana, che se mi vedesse uno sceicco mi farebbe complimenti per lo stile. Cioè, proprio... Perché devi giocare così in Iron 4 nel 2024, cioè... Come se ti portassero via da casa tua se perdessi, così. Sento nervoso perché io gioco in Iron per rilassarmi e devo giocare come se mi stessi giocando mia madre. Cioè, riuscite a capire qual è il problema? E non so perché è diventato così negli ultimi mesi. È diventata una tragedia allucinante, io non so. Fino a maggio e inizio giugno era bello, facciamo il nostro 5 sub chili pick, mi chiedevate cose tanto stupide, ci divertivamo. Adesso non so cosa è successo. D'estate è una tragedia, ragazzi. È veramente una tragedia.
È una tragedia in estate, io non me lo spiego. Non so se è l'estate, magari passa. Speriamo. Speriamo che passi, ragazzi. Ma il Silver non mi è mai piaciuto perché ci sta... Cioè, a Silver ci stanno... C'è un marasma di gente. A questo inutile quindi... coccodrillo mid che non segue Kata ma solo kill. Pensa a te. K-E-K-W. Kata non può manco vedere la wave a momenti, ma l'inutile coccodrillo... Perché Kata ha fatto un gank bot dove li ho pure pingati, cioè, capito? Proprio... E questa gente, Joe, io non so come mai questa gente sia a sto livello e sia così. Perché è cioè, ti viene anche fatica a flammare in Iron, perché... Non scrivo niente, no. Non male. Quindi si chiama Surrender Te. Ma tanto non ti dice manco più il nome di chi chiama il Surrender adesso. Sempre colpa di qualcuno. Lo prendo io. Renekton, please. You lose this game. Ma a questo punto lo sta facendo. Ma magari un fan che mi sta trollando, eh. Stop fucking DM I your babes. What? Io non ho capito. Ma secondo me Ziggs sta trollando a sto punto. Se no me lo spiego. Prossimo oggetto. L'Eclipse mi dà l'impressione che faccia molti danni. Non è un oggetto letality. Non posso chiuderlo adesso. Direi che l'Ubris è abbastanza interessante. Non lo so, Yorick, cosa ha cercato di dire con questa frase, però... Ok. Nel senso, smetti di scoparti i nemici, scopa me. Cioè, sembra tipo una frase da Jennifer, questo intendeva, mi sa. Bait fight, ICOM. Facciamo un salto in bot lane. Scopati. Io gioco così, dai, li disintegro tutti. Era iniziato il recall, porca puttana. L'avevo vista la spell, però era iniziata l'animazione del recall, mi ha fatto muovere subito. Che sfiga. Vabbè.
Sapete qual è il problema di questa gente adesso? Beh, a patto che non stia trollando, perché non lo so. Cioè, quando letteralmente sto vincendo il game e quel tizio dice che sono la causa della sconfitta, non posso prenderlo sul serio, capito? Però, visto che c'è anche gente che lo fa, che lo dice, diciamo, seriamente, che pensa a queste cose seriamente, sapete qual è il problema? È il problema di molte AD carry. Ce l'hanno principalmente gli AD carry questa cosa. Un po' ogni tanto anche dei midlane, ma principalmente gli AD carry. La roba del... io devo essere al centro dell'attenzione, capito? Io devo essere al centro... cioè, io non sono il protagonista della partita. E quindi non va bene. Lui è tiltato perché io sto carriando il game e lui sta 1-2 e non sta facendo niente. Capito? Non è il protagonista del game. La gente non segue quello che fa lui. E purtroppo questo capita molto spesso alle persone insicure, che tipo la loro certezza, tra molte virgolette, è di essere bravi, ovviamente loro pensiero. A League of Legends e poi scoprono di non esserlo. James Cirdix 100 sarà il protagonista dell'Uncut. Uff, ha fatto male la combo. Vabbè. Peccato. Eclipse? Ma sì. Sarà il protagonista dell'Uncut. Esatto, James. Lo rendiamo felice. Ecco voi, il fallito del video di oggi. Vabbè, non ne dico niente. Guarda che adesso si arrabbia. Oddio, Kata, va a uccidere. Vai, vai, però c'è la ward. Eccola, eccola. Aiuto, c'è Kata, aiuto. No, non ha combinato niente. Peccato. Facevo il tifo per lei. Oh, stavolta ho sbagliato. Mi ammazzano qua. Con il TP addirittura in 4 mid, capito? Capisco, capisco. Spero di poter shottare la wave prima, ci ho messo tanto invece. E ho shottato il minion, poi ho usato lei quando il minion non c'era, quindi non ho preso la seconda E per andare più lontano. Vabbè. Non è che Trinda non ha mai la ulti contro di me, che probabilmente non si aspetta che lo one-shotti. Considerate che la Profane Hydra fa tantissimi danni quando un nemico è a bassa vita. Quindi magari faccio Profane insieme ad altro e perde tipo 40% di vita instant. Ho killato tutti. Ok. Mia wave, grazie. Non toccarla. I falliti non possono toccare la mia wave, Ziggs, mi dispiace. Proprio una regola che ho deciso io. Meanwhile, andiamo top. Yorick ha detto di essere la mia puttana, quindi silenzio.
Wow. Nocturne, ma... così? Oh Gesù. Oh, grazie Morgana di esistere. Quanta armor ha? Niente. Perfetto. Minchia, 0407. Ma pensate, gli unici fidati sono in bot. Coincidenze? E non per colpa di Morgana, apparentemente. Anzi, Morgana sta facendo il suo. Vediamo se riesco a fare una grossa cattura. Niente grossa cattura. E invece abbiamo fatto la cattura, ragazzi. Abbiamo catturato un Pokémon. Partito. Buh. E catturate 100 gold di Bren. Bene. Immaginatevi Top Diff. Immaginatevi come si deve sentire Ziggs ad essere totalmente ignorato, umiliato, avere sbagliato tutto, essere praticamente tipo la palla al piede del team. Cioè proprio non ho fatto niente, sono stato carriato dal tizio che ho flammato. Cioè pensate come, a come deve essere la sua vita. Dove la sua vita è una merda, si sfoga su LoL pensando di essere forte, eppure su LoL viene praticamente deriso ed è la palla al piede come nella vita reale. Ziggs, never talk again. Umiliato. 7000 danni. Deriso. Ora, ho un po' esagerato probabilmente, però per come era iniziato il game, tra la morte di quella torre che mi ha fatto un po' tiltare e Ziggs, purtroppo non ci ho più visto, mi sono messo i paraocchi, ragazzi, ho disintegrato la landa. C'è da dire comunque che il concetto di questo pick è questo. Bronzo 4. Cioè, se ti arrabbi... Se sei bronzo 4 e ti arrabbi, a parte che fa dei 25-2, 16-2, non so, faccia rimanere bronzo 4, cioè un po' ambiguo, però